questa nuova puntata di TG Smart News, un telegiornale galattico, in onda ogni giorno alle 13.20 ed in replica la sera alle 20.13. L'arte salverà il mondo, ecco perché artisti da tutta Italia e non solo si sono riuniti per prendere parte a questo contenitore chiamato TG Smart News. La nostra arte è a vostro servizio per riuscire ad allietarci e a proporvi qualcosa di interessante da approfondire una volta terminata questa quarantena. Per la rubrica Sincronario Maya passiamo subito la parola a Rossana Fumarola. Grazie studio e bentornati nella mia rubrica quotidiana dedicata al Sincronario Maya. Vediamo qual è la qualità energetica della giornata. Oggi è Kin numero 3, ovvero notte blu elettrica. Quali sono le parole chiave di oggi? Sono abbondanza, intuizione e udite, sogno. E allora vi lascio con una domanda. Com'è stato il vostro risveglio stamattina? Avete ricevuto informazioni, intuizioni, percezioni dal mondo onirico? Bene. Se sì, prendete tutte queste informazioni e mettetele al servizio della vostra essenza incarnata. Io vi ringrazio e vi do appuntamento a domani in La Catch. Grazie Rossana! Ed ora passiamo la linea direttamente da Apricena in Puglia. A te Giovanna! Ciao ragazze, sono sempre Giovanna dalla Puglia, inviata super speciale! Oggi spinning acrobatico, attenzione a non farvi male. Vi saluto, studio, ciao! Grazie Giovanna! Ed ora diamo il benvenuto al nuovo professionista di oggi, direttamente da Verona, il dottor Matteo Trombacco, giornalista, webmaker, networker, che ci spiegherà qualcosa circa la netiquette da utilizzare sui social media. Buongiorno a tutti da Verona, inauguriamo oggi la rubrica La netiquette nei social media, ovvero il galateo nei social network. In questo momento particolarmente difficile nel quale siamo costretti a stare sempre a casa, abbiamo moltissimo tempo libero che per lo più dedichiamo alla navigazione sui social come Facebook, Instagram, TikTok o Twitter. Ma come nella vita reale, anche sui social esistono delle regole da seguire e da rispettare assolutamente. Iniziamo subito da una regola fondamentale, che è quella che prevede la correttezza grammaticale. Quando scrivete un post, prestate molta attenzione alla grammatica e, se necessario, utilizzate anche un dizionario, nel caso vi trovaste di fronte ad un grosso dubbio. Attenzione, un post sgrammaticato è un post che non avrà nessun successo. Da Verona è tutto, a domani, ciao! Grazie Matteo! Dal salotto di casa sua, ecco Erika Ferrari che prosegue la coreografia street iniziata già da qualche giorno. Buongiorno studio, ben arrivati! Siete pronti per continuare la coreografia con me? Venite! Siamo arrivati a 5 e 6. Chiudo! Apro! Su gamba sinistra! Braccia! 7 e 8! Mettiamo tutti insieme! 1, 2, 3, 4, 5 e 6, 7, 8! Ci vediamo alla prossima! Grazie Erika! E con oggi si apre anche una nuova rubrica. A te Alexandra! Buongiorno da TG Casa, apriamo la giornata di oggi con una notizia che riguarda tutti noi. Ebbene, l'abuso di aspirapolvere. A voi il servizio. Ebbene sì, sono proprio loro le vittime di questi giorni. Una volta per sola necessità, ora per semplice noia, si continua ad abusare di loro. E ancora è caduto dal tavolino il boccetto di profumo per ambienti. A voi il servizio. Catapultato e spappolato, un gesto folle quello del profumatore che ha lasciato senza parole i compagni di tavolino. Per oggi è tutto, vi aspettiamo domani. Grazie, arrivederci. Grazie Alexandra, alla prossima per nuovi aggiornamenti dal TG Home.
Ed ora passiamo la parola alla nostra baby inviata direttamente da casa sua con le spaccate everywhere. Grazie studio, questa è la mia spaccata di oggi. E voi, sapete fare la spaccata? Bravissima Beatrice Orzi, in arte Strong B, nonché partner di Cerchio Aereo con Alessandra Carrara, la prima esibizione della prima puntata della nuova stagione di Italia's Got Talent e 4 sì! E voi, cari spettatori di TG Smart News, sapete fare la spaccata? Allora, se ne siete in grado, mandateci il vostro video. Dopo tanto movimento, un po' di languore comincia a farsi sentire. A te, Cristina, con le tue mandala salad! Anche per oggi dalla cucina di Mandala Salad è tutto, a voi studio. Grazie Cristina! Direttamente dalla sua scialla ecco la frase motivazionale tratta dalla sua pratica di yoga odierna. Buongiorno studio e ben arrivati nella mia dimora. Ecco a voi la frase per oggi. Per lo yoga, e non solo per lo yoga, il controllo sui propri pensieri è tanto necessario quanto quello sulle passioni, sui desideri vitali e sui movimenti del proprio corpo. È impossibile divenire un essere mentale pienamente sviluppato se non si domina il pensiero. Namaste. Grazie alla nostra Yogi! E dall'ingresso di casa sua, ecco a voi Pierangelo che ci legge le previsioni meteo direttamente dal suo barometro. Buongiorno! Come dimostra il mio barometro? Siamo su valori tipo ieri. È passata la buriana, il barometro è risalito, si sta portando verso il tempo variabile. Per oggi è previsto ancora la giornata nuvolosa. Vi auguro a tutti quanti una buona giornata e state in casa. Arrivederci, a domani. Prima di congedarci vorrei ricordare a tutti che oggi è il 1° di aprile. Federica. Con il mio fantastico pesciolino auguro a tutti voi un buon pesce d'aprile. Un bacio da FIFA. Vi voglio bene. Mua! E per oggi da TG Smart News è tutto. Vi ricordo gli appuntamenti. Ore 13 e 20 oppure in replica la sera ore 20 e 13. Ah, il numero non è casuale, ma lo scoprirete cammin facendo seguendoci. Arrivederci a tutti.